va bene. Quindi che succede qua? Succede che un'azienda multinazionale, la più grande azienda di fornitrice di cavi, decide... Di cavi? Di cavi. Come si chiama questa azienda? Prysmian. Okay. Prysmian Cavi e Sistemi. Decide di chiudere uno stabilimento che nel panorama degli stabilimenti che c'è in giro è il più produttivo. Non si capisce se chi decide di questa azienda è un imprenditore o è la finanza. Perché i segnali che arrivano dalla finanza dicono che l'azienda andrà meglio, per cui le azioni crescono. Produttivamente questa è un'azienda che, chiudendo questo stabilimento, sta in crisi completa. E qual è la questione? Che hanno preso i finanziamenti pubblici comunque, giusto? Finanziamenti pubblici per 19 milioni di euro a fondo perduto e gli altri con un tasso agevolato dello 0,3%. E perché la vogliono spostare da qua? Questo lo dobbiamo ancora capire. Non avete nessun sospetto? Il sospetto è che prendono i soldi perché è un'azienda finanziaria, non è un'azienda che c'ha l'imprenditore. Quindi prendono i soldi per investirli in borsa? Sì, sì. E chiudono lo stabilimento completamente, questo pensate certo, voi? Certo, e la finanza reagisce positivamente a questa cosa. Reagisce positivamente e qui non c'è l'imprenditore di riferimento. Qui ci rispondono gli azionisti. Quanti lavoratori rischiano il licenziamento? Qui sono circa 120, con l'indotto superano i 200. Pare che il ministro De Vincenti abbia preso una posizione anche forte rispetto al nostro sito industriale e abbia detto: non ci vediamo chiaro nella situazione, vogliamo Ma qual è rivederci. Il pretesto con cui hanno deciso di chiudere lo stabilimento? E questi soldi, questi 19 milioni di euro e passa. A che cosa in teoria sarebbero dovuti servire? Per incrementare la produzione al Sud Italia. Perché? E questo non è Sud Italia? Per loro no. Teoricamente. Cioè, loro hanno preso 19 milioni di euro e hanno detto: siccome questi sono per il Sud, chiudiamo al centro. L'hanno richiesti tramite i fondi europei disponibili. E gliel'hanno assegnati? No, gliel'hanno assegnati, esatto. Oh, okay. Questo è sviluppo e occupazione, dovrebbero garantire l'occupazione e aumentare l'occupazione. Questo con il piano industriale presentato non accadrebbe.